Ti saluto con la pace del Signore. Oggi 23 aprile, sabato 2022, siamo ancora qui per ascoltare la meravigliosa parola del Signore. Intanto ti auguro un buon fine settimana. Ti voglio ringraziare per le preghiere che hai fatto per me. Ho scritto ad alcuni nei commenti che ieri proprio mi sono sentito malissimo, ho vomitato di continuo e ancora oggi non mi sento proprio bene, veramente. Mi sono pure addormentato, oggi non sono andato al lavoro, non sto benissimo fisicamente, non so cosa abbia, se abbia un indigesto, se è stato, o se è un virus o se è qualcos'altro, non lo so. Però so solo che oggi non me la sono sentita di andare al lavoro e mi sono appena svegliato perché dopo mangiato mi sono andato a coricare, cosa che io non faccio mai, è una cosa proprio. Per me si dorme solo la notte, quindi si vede che il mio fisico sta reagendo in questo modo. Quindi ti chiedo di continuare a pregare per me, perché domani vorrei riprendere a lavorare. Poi, tra l'altro, tra qualche giorno devo partire, vado dai miei figli, andiamo dai nostri figli con mia moglie, quindi voglio stare bene. Quindi confido anche nelle tue preghiere, perché Dio ascolta le preghiere di ognuno se sono fatte solamente nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Vogliamo ora ascoltare la parola del Signore che questa mattina ci viene proposta in questi termini. Dio comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano. Perché? Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Questo testo lo possiamo trovare nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 17, i versetti 30 e 31. E il titolo di questa meditazione biblica è questo: Non mi lascia in pace. La mia professoressa di filosofia non perdeva occasione per attaccare la Bibbia. Un giorno, alla fine della lezione, le domandai: Non crede di dare troppa importanza alla Bibbia? Perché non la lascia in pace? Lei ha ragione, ma probabilmente è la Bibbia che non lascia in pace me, fu la sua risposta. La Bibbia narra la storia del re Joachim, il quale aveva chiesto che gli fossero lette le parole che Dio aveva detto al profeta Geremia. Si trattava di avvertimenti da parte di Dio così solenni e allarmanti da mettere a disagio anche il sovrano. Per evitare i giudizi annunciati era necessario che egli cambiasse il suo modo di vivere e si pentisse. Non essendo intenzionato a fare nulla di ciò, senza aspettare la fine della lettura, il re prese il libro e lo gettò nel fuoco del braciere. Questo gesto però non gli servì. Non è così che si trova la pace. Geremia riscrisse il testo su un altro rotolo, secondo le parole di Dio, e i giudizi annunciati dal profeta si compirono puntualmente. La Bibbia è la parola di Dio che ci ama. Per mezzo di essa, egli ci avverte e ci invita a cambiare atteggiamento verso di lui e più in generale a modificare il nostro comportamento. Forse questi avvertimenti non ci lasciano in pace e sono in contrasto con le nostre cattive inclinazioni, ma la Bibbia dice la verità e una voce interiore, quella della nostra coscienza, ce ne dà la consapevolezza. Non chiudiamo le orecchie agli inviti di Dio che vuole salvarci. Cerchiamo la riconciliazione con Lui, non facciamo tacere la sua voce, perché fin quando Lui parla è una cosa meravigliosa, fin quando Lui ci avverte è qualcosa di importante. Quando non parlerà più, lì dobbiamo preoccuparci. Quindi anche questa mattina io credo che Dio ci stia dando un avvertimento e ci stia incoraggiando ad ascoltare la sua voce. Lui ha comandato che in ogni luogo tutti gli uomini si ravvedano. Significa tutti gli uomini si pentano dei propri peccati, cambiano direzione, iniziano a vivere una vita secondo i principi della parola di Dio, ossia la parola che Dio ha lasciato come testamento ad ognuno di noi. Quindi vogliamo prendere questo invito, vogliamo farlo nostro e vogliamo dire sì, Signore. Io voglio camminare come tu vuoi, io voglio andare verso di te, voglio innamorarmi di te, voglio cambiare direzione, voglio pentirmi di quello che ho fatto fino ad oggi e voglio iniziare una nuova vita. Questo
è il giusto proposito che Dio ci sta chiedendo questa mattina. Quindi vogliamo farlo con tutto il nostro cuore e vogliamo dire sì, Signore. A te vada tutta la lode, la gloria e l'onore. Io ti saluto e ci vediamo domani al solito appuntamento. Ancora ti auguro un buon fine settimana e che Dio benedica grandemente la tua vita e l'intera tua famiglia. Pace del Signore.